Hai sollevato i nostri volti dalla polvere, le nostre colpe hai portato su di te. Signore, ti sei fatto uomo in tutto come noi per amore. Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri, vieni a dimorare tra noi. Dio dell'impossibile, re di tutti i secoli, vieni nella tua maestà. Benvenuti al nostro appuntamento con il commento al Vangelo della Domenica. Siamo nella prima domenica di Avvento. Mi soffermerò su alcuni versetti della fine di questo Vangelo. Commentiamo. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. E ancora, poi commenteremo il versetto successivo, vegliate in ogni momento pregando perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Ecco, iniziamo con il primo versetto. I discepoli di Gesù dunque devono, secondo l'invito del Maestro, sollevare la testa, cioè assumere la postura dell'uomo che si mette in cammino in una posizione eretta, sorretto cioè dalla speranza. È una categoria un po' di questo periodo dell'Avvento. Immagine straordinaria, l'uomo in piedi con il capo levato è segno del coraggio, della convinzione della speranza che la salvezza è vicino. L'umano che non teme, quindi cammina sicuro verso il Signore che viene. È la postura dell'uomo in preghiera davanti a Dio che desidera l'incontro con colui che ama. È la postura della sentinella, la sentinella in piedi, sveglia, attenta, che scruta l'orizzonte per essere pronta a gridare alla città che il Signore viene, sta per giungere e manifestarsi nella gloria. Dunque è nato un mondo nuovo ed è tempo di mettersi in piedi. Questo è l'annuncio che fa Gesù. E questo alzare, questo raddrizzarsi è importante perché lo ritroviamo anche in altri passi del Vangelo di Luca, quando si parla della donna curva che era ripiegata su se stessa. Di questa donna si dice che fu messa diritta ad assumere una posizione, cioè eretta verso l'alto. È il raddrizzamento dell'umanità che, curvata a causa del peccato, Dio viene a risollevarla, a farla risorgere. Dunque non rassegnatevi alle diverse schiavitù e idolatrie, perché Dio vi ama così come siete. Guardate al senso del vostro esistere e alzate il capo. Alzarsi e levare il capo è l'annuncio della Pasqua. Già dalle prime ore dell'Avvento ci viene detta la meta di questo nostro cammino liturgico, che è la Pasqua. L'invito del Vangelo di oggi è un invito alla vittoria. Alzati, è finito il tempo in cui a causa dei tuoi peccati non riesci ad alzare il capo. È finito perché Cristo si è sentito rivolgere questo invito dal Padre. Alzati e risorgi. Alzati è dunque un invito è un invito alla conversione. Quindi la venuta del Figlio dell'uomo sarà venuta di giudizio, ma avrà come contenuto che cosa? La liberazione. La vostra liberazione è vicina. Vegliate dunque in ogni momento pregando perché avete la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere. E come i discepoli di Gesù devono vivere questa vigilia, questa attesa del giorno del Signore con la veglia e con la preghiera. La veglia è una vera lotta spirituale e insieme alla veglia la preghiera, che è appunto stare davanti a Dio, è discernimento della sua presenza in noi, è manifestazione dell'adesione a Cristo che si vive quotidianamente, ma anche invocazione carica di desiderio della venuta del Signore, del suo regno, quando Dio sarà tutto in tutti, e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Ecco, questo è importante, questo verbo, perché non è proprio comparire, nel testo greco invece è stare,
stare appunto ancora una volta in piedi, da risorti davanti al figlio dell'uomo. Anche in ebraico è il termine itzav, come vedete, lo yod, la tzade e la vav. E stare in piedi, questo verbo significa stare in piedi, ergersi, stabilirsi, fissarsi, drizzare, essere eretti, richiama ancora il versetto precedente, quindi è un invito ancora una volta a stare in piedi, a raddrizzarsi verso appunto Dio, ad alzare il capo, quindi ad essere in una posizione di veglia e di essere pronti. Lo stare in piedi è anche essere pronti al cammino, essere pronti a camminare verso Cristo. L'immagine che ricordate è quella appunto anche degli angeli che stanno davanti a Dio, è quella anche dei sacerdoti che possono andare fino al cospetto di Dio, possono stare nel tempio davanti a Lui in questa posizione. Allora il senso di questa immagine è che in questa venuta del figlio dell'uomo, il discepolo, il cristiano, riceve da Dio la possibilità di stare al suo cospetto come all'interno del recinto sacro. Al cospetto, cioè della presenza misteriosa di Dio, ma una presenza benevola e benefica di Dio, che appunto lui rivelerà appunto del suo essere figlio dell'umanità, quando appunto contempleremo il verbo di Dio che si farà carne del Natale. Bene, alla prossima domenica. Shalom a tutti.